Ciao a tutti belli giovani, io sono Milo e questo video è molto particolare. Questo video è molto interessante perché ti svelerò come puoi sicuramente vincere ai Gratta e Vinci. Ovviamente io lo faccio amatorialmente, non è sicuro al 100% quello che dico io, però sono le probabilità dettate dai Gratta e Vinci quelle che ti mostrerò. E allora andiamo a vedere. È quello che ci riesce meglio. Milo, facciamo proprio sempre. Lo sappiamo e ce ne freghiamo. Ci riusciamo con una facilità assurda, assurda. E ogni volta che entriamo in un tabacchino, noi che di fortuna accati proprio, accati significa a bizzeffe in grande quantità, ci sentiamo fortunati, assai, e compriamo un Gratta e Vinci. E salve, scusi, un Gratta e Vinci? Ammazzati se vinciamo, cioè questa è proprio la clausola. Non solo, se vinciamo un euro, ne prendiamo un altro. Se non vinciamo, sarà l'altro quello vincente e quindi lo dobbiamo comprare, è ovvio. Entri al tabacchino, ti compri le sigarette, ti compri il cornetto, ti prendi il caffè, ti rimane un euro di mancia e dici: prendo un Gratta e Vinci. Ti sente fortunato, sempre noi di fortuna, assai, assai, assai. Mi sento fortunato, prendo il Gratta e Vinci, un euro lo gratto, non vinco. L'altro quello vincente, no, non è l'altro. Sarà l'altro quello vincente, no. Se quello non lo è, ne compro un altro ancora, fino a quando non vinco qualche cosa. E se vinco, e vinco poco, quelli saranno i soldi per comprarne un altro. È un ciclo continuo, continuo, continuo e continuo. E noi sempre, sempre, sempre siamo attratti da questa logica. Adesso vi spiego come provare a vincere almeno una cifra da 1 a 500 euro giocando ai Gratta e Vinci. Allora, prendete 5 euro e fate un investimento. I Gratta e Vinci che noi terremo in considerazione sono i 7,5 da 1 euro. Io, se vado al tabacchino, compro solo i Gratta e Vinci da 1 euro, perché almeno tenti la fortuna, con 1 euro non perdi nulla. Il marchio Gratta e Vinci ci dice che con il 7,5 da 1 euro, ogni 4,76 Gratta e Vinci, quindi ogni 5 Gratta e Vinci circa, abbiamo la probabilità di trovare un Gratta e Vinci che abbia una vincita del valore da 1 a 500 euro. Quindi ci sta dicendo che se noi spendiamo 5 euro comprando 5 Gratta e Vinci da 1 euro, almeno uno deve essere vincente e possiamo prendere da 1 a 500 euro. Le vincite possibili però sono 1, 2 euro, 7 euro, 10 euro, 20 euro, 40, 70, 700 e 7000. Quindi 500 euro in realtà non li potremmo trovare mai. Per vincere una cifra superiore a 501 euro esiste solamente un Gratta e Vinci ogni 160.000. Ragazzi, 160.000. Ogni 160.000! Vuol dire che prima ti compri 159.999 biglietti. Ti sei comprato una casa. Poi ce ne sarà uno vincente di 700 euro. È su questo che lavora lo Stato. Sul fatto che tu ti senti fortunato, mentre di fortuna non è assolutamente, te lo dico io. Ti senti fortunato e continuamente, 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 continuamente continui a comprare e a spendere i tuoi soldi. Se si vuole tentare la fortuna, compratene uno. Se vincete, tenetevi quella vincita, anche se solamente di 1 euro, 2 euro, 3 euro, o si paga il Gratta e Vinci. Altrimenti, niente, basta. Avete perso, ma non spendete più soldi. Io ho comprato 5 Gratta e Vinci, 7,5 da 1 euro, e ora andiamo a provare se questa probabilità è vera o falsa. Iniziamo con il primo. 2 e 5, 7. Questo lo vedo molto come un biglietto perso. 2,5, 6,5. Ok, già questo biglietto l'abbiamo perso. Secondo biglietto. Manco a mezzo. E 6,5. 2 e 3. E il secondo biglietto è perso. Io speravo di vincere 7.000 euro, ma non è possibile. 6, 7, 4, oh, forse ce la facciamo. 5, 6. Vi prendete per il culo? Niente. Mi sa che queste probabilità proprio non funzionano, assolutamente. Abbiamo due Gratta e Vinci, li mettiamo qua. Mettiamo questo banco. Questo è 6,5. Questo è 6,5. La probabilità che non ne prendiamo neanche uno, quanto è alta?
Allora, per prendere questo dovrei fare 3 almeno. Oh, questo l'abbiamo preso. Vediamo quanto abbiamo preso. 1 euro. Bello. Ecco, questo è il classico biglietto da 1 euro che poi te ne fa prendere un altro. Vedete quanto inganno c'è in questa cosa? È tutto un gioco psicologico. Perché noi compreremo fino a quando non avremo speso gli stessi soldi. La probabilità di vincita c'era, l'abbiamo preso. Questo. 1, 3, qua ci dovrebbe essere un altro 3. Oh, pure questo. È diventato qua. 20 euro! Ebbene dai, ho vinto 21 euro, sono soddisfatto della mia vincita e il video è pagato. Dato che ancora non mi monetizzano i video, devo pur campare di qualche cosa. Ragazzi, anche se io ho vinto e ho vinto più di quanto ho giocato, non vuol dire che anche a voi capiti la stessa cosa, perché potreste trovare su 5 gratta e vinci anche un solo gratta e vinci da 1 euro e ne avreste perso 4. Un segreto però in questa logica è prendere dei gratta e vinci con un numero di serie consecutivo. Quindi magari gratta e vinci 64, 65, 66, 67, 68 e li dovete prendere da una stecca intera. Quindi molto spesso se chiedete ai gratta e vinci seriali ve li strappano direttamente dalla stecca. Il gioco provoca dipendenza, tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo i maggiorenni possono giocare. Il gioco per le feste divide intere famiglie. Ogni giorno un gratta e vinci è pronto a bucarti le tasche. Ogni 5 gratta e vinci almeno uno è perdente. Conservati 1 euro al giorno per la Ferrari. Sì, perché c'era la cosa, quella che se tu non fumavi e quindi non spendevi 5 euro al giorno per il pacchetto di sigarette, poi in futuro ti saresti comprato una Ferrari. Però in un anno ci sono 365 giorni. Per 5 fanno 1825 euro. Per 10 anni fanno 18.000 euro e qualche cosa. La Ferrari costa 100.000 euro, quindi devi vivere una vita per poi comprartela. Che vita di merda. Comunque, il gioco è tenebroso e fa paura. Non lo praticate. Non lo fate, non lo fate, capito? Non lo fate. Non lo fate perché il gioco fa male, vi fa spendere soldi inutilmente, non ha senso giocare. Fatevi le vacanze e mangiate, andate fuori a cena, portate la vostra famiglia ovunque, perché i gratta e vinci levano solamente soldi dalle vostre tasche. Se volete altri video sui gratta e vinci per vedere se veramente queste probabilità funzionano per tutti i gratta e vinci, ditemelo a me, io comprerò i gratta e vinci per voi e vi farò vedere se perdo o meno. Inoltre ditemi nei commenti se voi avete riscontrato queste probabilità o se non avete vinto niente o se avete vinto molto di più. Ragazzi, una cosa molto importante però. Se vi è piaciuto il video mettete il like e iscrivetevi e attivate la campanella perché ogni martedì alle 21 uscirà un mio video. Vi ricordo che io sono Milo, che mi potete cercare su Instagram come Tonio Milo e qua ci sono altri due video che se avete visto il video fino alla fine magari vi vorrete vedere. Soprattutto questo qua di mia zia perché è molto carino e divertente.